Maestro. Buonasera a tutti, ecco, anche parole bellissime, mi metti in soggezione, lo sai, eh? Diamo a Cesare quel che è di Cesare, come si dice, no? Sì. Grazie, grazie. È un piacere vederti, eh? L'ultima volta ci siamo visti da te, mi pare, se non sbaglio, a luglio. No, ci siamo visti alla presentazione del libro di Massimo, Esatto. giusto? Left Kid, grande lavoro. Adesso ci Sì. stanno proprio novità di Naples, quindi bellissima come cosa. I graffiti di Cresce. Via un attimo con la voce. Sì, ci sta questo libro nuovo, dell'altra parte dell'archivio fotografico con tutti i graffiti di Cresce. Dovevamo fare la presentazione con The Gem 3, quindi insomma, The Gem 3. Infatti, aprile, Il sette. 4 aprile, ma è saltata, quindi ci rifaremo, metteremo sotto Naples, sarà il momento di riunire tutti come The Gem 2, che è stata 5 anni fa, se non sbaglio, è stato un evento, penso, enorme, anche perché è stata l'occasione dove ci siamo rincontrati praticamente tutti quelli della Old School. Esatto, quella è stata una delle poche gemme che, quelle che non vuoi più andare via, vuoi rimanere lì perché. Sì. Vedo un po' di gente che si sta collegando, eh. Ogni tanto mi va via con la voce. Grande Marcos, grande Luli. quindi niente. Con internet, quindi, ma non solo a me, in generale, mi sa che stanno facendo i lavori ai server perché dovunque mi a contatto. Praticamente c'ho sempre. Speriamo bene, al massimo. Perché ogni tanto mi va via. È entrato anche Atomic, quindi insomma. Bello, bello, bello. Allora, Bene. faccio partire sempre le dirette con qual è stato il colpo di fulmine che ti ha introdotto a questa meravigliosa cultura chiamata hip hop? Allora, guarda, che io ricordi sarà stato intorno all'83, roba del genere, e fu il frammento del ballerino di Breaking in All Night Long. C'è stato questa cosa e sono rimasto fulminato. Ho detto: che cos'è questa roba? E da lì ho iniziato un pochino a cercare di capire, con la poca roba che arrivava, che cos'era questa cosa che mi aveva veramente dato un cazzotto allo stomaco. In quel periodo ho iniziato a formarsi quello che è stato uno dei primi tempi hip hop che ho frequentato, che era Galleria Colonna, quindi Galleria Colonna con Crash Kid, Ice One e tante altre cose. E poi in seguito la vita mi ha portato a trasferirmi per lavoro in altre parti, a frequentare quelli che sono stati il Reggio con i Devastated Posse, andare a New York 87-88. Primo contatto sicuramente è stato, se non sbaglio, era il concerto di James Brown, il vero e proprio che abbiamo iniziato a fare qualche cosa, era l'85, se non sbaglio, lì conobbi, stavo con Teddy Ted, Crash, non mi ricordo che altro, e un signore ci disse, da dietro, disse: allora esistono i B-Boy in Italia? Era Luca De Gennaro, e Pensa. quindi grande Luca, che è stato un po' il mentore di quello, perché lui già lavorava alla Rai e tutto, e ci ha fatto fare le prime cose, fino ad arrivare ai primi concerti con Africa Bambata, che portò in Italia. Quindi insomma, diciamo che l'inizio è stato quello, e poi Galleria Colonna, dove ci abbiamo lasciato non solo il cuore. Io ho provato a ballare, ma negatissimo. Poi nell'85-84 Teddy mi regalò un microfono, un Sony, mi ricordo, orribile, e da lì ho iniziato a fare rap, insomma, quindi ho Infatti, iniziato così. poi ho visto una jam, che adesso non mi ricordo qual era, dove c'era anche Master Freeze che ballava, dove tu rappavi, c'era Ice One e i piatti. Sì, quella era una gem dove c'erano tutti, mi pare che non, se non sbaglio era la gem che aveva organizzato Sebastiano Ice One a Ostia da Ello Johnny. E già sì, si provava a far rap perché è veramente in inglese. Perché lo Johnny ce l'ho ora. E lo Johnny è una di quelle gemme che da piccolo, le prime VHS che mi sono arrivate. Sì. Johnny Mantova, che è Mantova, vabbè, storica. quella storica, e c'era, poi mi è arrivata il periodo, ultimamente, il periodo che c'era stato Red Bull BC One a Roma, la finale, no? Che poi hanno mandato anche il documentario di Italia 1, e quindi c'era da fare un video con tutti per la mostra.
fotografica che aveva fatto Napa. Sì, sì, che l'aveva organizzata Mauro Puccini, mi pare, la mostra fotografica. Esatto, e lei mi aveva dato una gem che credo che sia prima di Hello Johnny, che adesso che non c'ho le immagini sotto, però c'eri tu che repavi, ma che io credo che sia stata quella 85, 86, non di più. Sì. Mi pare di aver capito che mi pare che io all'epoca cioè, mi giravo pure col giubbotto di pelle, c'era Pachi, mi ricordo questo c'era Atomic, c'era LED, grande LED. Mi sta salutando Sofì, Sofia. Ciao amore. niente, quindi insomma, sì, è stata una delle prime gemme. Adesso non mi ricordo sinceramente dove eravamo, però lo sai, però mi ricordo. Però non mi è stato dato nessuna specifica. Ma sì, ma perché la cosa bella di allora, appunto, è che non c'era internet, quindi come hanno raccontato gente, variate persone, ci scrivevamo le cartoline che dovevano partire 1 o 2 mesi prima e si diceva ok, ci vediamo il 15 a Mantova e si andava tutti là, quindi cioè i party erano tramite cartolina, insomma. Juan si è collegato, fratello, un abbraccio enorme. Un abbraccio enorme a Skida anche e niente, quindi ci si scriveva le cartoline per andare alle gemme e si partiva, quindi mi ricordo questa gemma dove c'era la passera di Milano, Sean, Graff, un sacco di gente, Schiso, e ci si beccava là Grasshopper, conobbi per la prima volta Grasshopper, che poi entrai nello 88-89, entrai nei Devastated Impostors a Torino quando mi trasferì a Torino e a Reggio, quindi insomma ci si conosceva così, insomma, altro che internet, adesso le gemme la gente si scoccia ad andarcela, noi aspettavamo proprio che c'erano queste gemme. Sì. Vabbè, Sì. cioè, piccole feste, gemmette, chiamavamo Zulu Party, io ci avevo come mentore Iron Glass, quindi... Vabbè, Iron è la mente storica. Ogni volta che ci vediamo tira fuori degli aneddoti che io non mi ricordo. Si ricorda tutto, assolutamente. Sarebbe da fare una mega intervista di 10 ore con lui ripreso, che racconta tutto delle varie notti, che alle 4 del mattino alla stazione, senza dormire, insomma. Cioè, ho sentito le storie di Iron tutta la vita, quindi sono un sacco talmente grazie a lui e alle sue info che poi ogni volta ci incontriamo poi si parte e si va avanti. Assolutamente, lui è una persona stupenda, ma poi adoro anch'io sentirlo perché molte cose non me le ricordo. Lui addirittura anche quando vengono gli americani, anche gli americani dice: ma come fai a sapere queste cose? E lui le sa, non si capisce. Sì, è un grande, è un grande, è un grande. La prima gem che vera, diciamo, grande è stata The Gem, quella del 91. Era 92, tra l'altro, organizzata da Crash Kid, che non poté partecipare perché era partito per il militare. Non mi ricordo questa cosa, infatti. E questo piccolo aneddoto di questo signore che scende con la macchina e porta il figlio alla gemma e mi dice: siccome tu sei più grande, perché mi aveva visto qualche volta, ogni tanto dai un'occhiata dentro un locale a mio figlio, e stiamo parlando di Primo Brown, quindi insomma i ricordi si accavallano di tutte queste cose. Sì, vabbè, tutte cose che ho nel cuore mi hanno segnato profondamente, non solo dal punto di vista come B-boy, perché io amo definirmi un B-boy, ma anche come uomo e come persona. Tuttora io l'hip hop lo porto al mio stile di vita, al mio modo di essere, lo porto anche sul lavoro, insomma. Quindi, Il sì. bello, se uno capisce bene la cultura hip hop, è proprio questa che ti insegna comunque a vivere. Anche a me, per me è stata la stessa cosa, mi ha insegnato ad approcciarmi alla gente, il rispetto, la cultura. Cioè, è il problema che oggi non si va mai a fondo, è molto più superficiale, quindi meno gente può usufruire di tale ricchezza che la cultura hip hop. Assolutamente, ma poi la cosa molto molto importante che magari i ragazzi, tra virgolette, giovani, quindi parlo dai 30 anni in poi, allora io identifico le persone della old school, quelle che sono dall'83 all'88-89, quello si può chiamare old school, a mio avviso, e pionieri. Quello che non riescono a capire i ragazzi è che era veramente tutta una conquista, cioè riuscire ad arrivare a una jam di Mantova e riuscire a prendere il microfono dove c'era Sean, dove c'era Caos, cioè lì il microfono non te lo lasciavano,
cioè doveva essere proprio una conquista, vero Atomic? Beccarsi il cerchio. Quindi non è come adesso che tu prendi, ci stanno le cose, puoi essere uno che fa rap da due giorni o che ha fatto una hit su internet e c'ha 10.000 visualizzazioni. Prima veramente c'erano i concerti che se salivi sul palco e non eri in grado di mantenere il flow e il ritmo, ti tiravano la roba o ti tiravano giù dal palco. Quindi era da conquistarsela e conquistarsi il rispetto delle persone. Rispetto è una parola per me fondamentale, significa fidarsi ciecamente, significa avere un rispetto, significa aiutare, significa avere sempre casa libera e aperta per le persone che magari sono in una gem e non sanno dove andare a dormire quella sera perché magari vengono da un'altra città e magari non ti va di fargli passare la notte in stazione, quindi portartela a casa, aprire la tua casa e essere sicuro che nessuno tocca niente. Insomma, quindi è la parola rispetto ha un vero significato pregno di spiritualità. Esatto. Quindi sì, è fame di sapere, come dice Atomic, quindi insomma ha un vero significato filosofico e spirituale, questo assolutamente sì. Sì, diciamo che è una delle prime cose che mi hanno insegnato. Mi hanno insegnato anche che c'è un momento per parlare, un momento per stare zitto. Invece oggi parlano tutti a priori. Sì, oppure magari tu prendi sotto l'ala determinate persone e ti danno per scontato, cosa veramente assurda, cioè non i racconti, le persone, presentare le persone, se c'è un kid dead, magari c'è un b-boy, dici parla con lui, te lo presento, fai così, non era da tutti avvicinare kid dead, avvicinare crash kid, a livello di chiamiamola intimità per poter discutere e parlare, quindi tu ti facevi garante per quella persona e quindi insomma rispetto a, cioè non esisteva che dai per scontata una persona, cioè non esisteva proprio. Parlare con certi personaggi più in diciamo tipo con DJ Schizo ci ho messo anni, perché comunque il personaggio ma il rispetto e quel rispetto lo dovevi conquistare, quindi facevo di tutto per fare quella cosa lì. È stato tutta la mia vita così e ancora faccio quello. Anche adesso fare il meglio per ottenere del rispetto, perché a me non mi frega niente dei like, io voglio il rispetto. No. Esatto. Beh, se mi ricordo che non mi ricordo chi, se lo stesso Atomico o Next One, mi dicevano che l'ho visto anch'io, che quando si andava a Reggio per ballare esistevano due cerchi, il cerchio dove entrava Igor, Next One, Atomic, Kid Dead, eccetera, e un altro cerchio dove c'erano le altre persone. Per fare il salto da quel cerchio da B-Boy all'altro, a voglia magna spaghetti. Cioè, ma non te lo potevi proprio permettere adesso, sì. Magari uno buono va, insomma non so se questo era giusto, però so che in determinate cose ha rovinato il conquistarsela. Io do la colpa a internet, alle cose, però no, non lo so, insomma sì, adesso è molto molto più semplice, poi le scuole sono rientrate, c'era anche prima le scuole. Però erano gestite comunque da persone, della nostra cerchia, e quindi comunque i valori rimanevano, perché anche Rocksteady Crew aveva una scuola. Però, assolutamente. Però, cioè, Davide è Rocksteady Crew, non è che ad esempio, io sono riuscito, la prima volta che sono andato nell'87 a New York, sono andato ovviamente da Africa Bambata, mi venivano a prendere perché all'epoca al Bronx non si entrava, e quando io sono arrivata al primo party e c'era Crazy Legs, c'era Frosty Freeze e c'erano gli altri, mi hanno accettato solamente perché Africa Bambata, Kid Dust e Malibu hanno garantito per me. E ovviamente io non potevo permettermi di fargli far brutta figura, cioè non esisteva, capito? Quindi hanno messo la loro parola. Quindi garantire per una persona, anche rispetto agli altri, insomma, forse, non lo so. Non so se era meglio prima o adesso, non lo so. Adesso c'è il business, da un punto di vista anche grazie a Dio, però poi si vede i contenuti, le cose
non lo so, non voglio fare il nostalgico, però certi valori forse si sono persi e questo non va bene. Allora, c'è un ritorno un po' a questi valori, perché vedo un sacco di una generazione stufa di quello che c'è adesso, diciamo, in superficie, quindi inizia a scavare. Quindi è sempre così, no? È un po' come quando c'era il funk, James Brown, J. Biz e tutti, e arrivò il disco funk, la disco music, come, diciamo, la trappo oggi, poi alla fine si saturò un po' il mercato e arrivò l'hip hop. Quindi io aspetto anche adesso il cambio che riporti il funk in un'altra chiave, però comunque funk era, perché comunque l'hip hop si basava su quello. Anzi, James Brown e artisti uguali devono ringraziare l'hip hop per essere comunque, averli fatti sopravvivere fino ad oggi e ancora fino all'eternità, credo, perché assolutamente sì. Ma io infatti punto molto al fatto che sono le nuove leve, le nuove generazioni. Gli show che sto portando io adesso in giro sono costituiti essenzialmente, l'hai visto, ne ho dato un saggio lì a luglio quando abbiamo fatto il concerto, da Human Beatbox e un Breakers, e sia il Breakers che anche il Human Beatbox sono dei ragazzi che hanno la metà dei miei anni, ovviamente hanno uno stile pazzesco e una capacità, perché se no non potrei portarli al palco. Abbiamo tra virgolette eliminato il DJ, o comunque il DJ che fa lo scratch, e riportiamo quello che sono i principi. Però io quando salgo sul palco tendo, nel mio piccolo, a rappresentare tutte le quattro, anzi le cinque discipline, con il knowledge, insomma, con la conoscenza, insomma, e poi il modo di stare bene, e comunque soprattutto un'occasione di rivedere gli amici, dai, perché alla fine è quello. Tutto lì. Racconto che anch'io faccio lo stesso. Oggi è uscito il singolo nuovo mio con J-Beat, che ha comunque 22 anni, quindi fondamentalmente bisogna sempre portare avanti tutto. Una cosa, se mi posso permettere, la scuola, quella che è di ragazzi che fanno Human Beatbox, essendo nata purtroppo separatamente, cioè non è stata sempre integrata con Italian Beatbox Family, eccetera, eccetera, hanno veramente un altro approccio quando entrano nello Human Beatbox, cioè l'amore, l'amicizia, veramente del cuore, che io ho riscontrato in Bad Peace, Valerio, che gira con me, è la stessa che ho intravisto la domenica quando ho conosciuto il ragazzo che lavora con te, J-Beat, giusto? Ho riconosciuto la stessa cosa, quindi il fatto che siano nati in modo separato rispetto all'hip hop, secondo me gli ha dato addirittura una marcia in più, cioè gli ha dato veramente una marcia in più. Proprio fissato, quindi è uno proprio, cioè, conosce, studia, quindi secondo me hanno avuto un approccio diverso, comunque meno, tra virgolette, modaiolo, invece un po' più... Sì. E poi, vabbè, io ho fatto svariati tanti concerti con Bad Peace, con Valerio, ci sono stati veramente dei momenti a livello proprio di cultura, stile, spiritualità, a livello alto di pop, che neanche me lo immaginavo con un ragazzo così giovane, insomma, e con i Breakers, insomma, che mi portavo in giro. Ho molte buone speranze, perché ultimamente stanno avendo su una bella scuola. Allora, sì. Però, parlando di scuole, tu sei stato, e veramente sei stato, uno dei primi in Italia a rappare, diciamo, a livello, adesso ti dico, professionale, comunque con vinili e tutto, facendo con i Devastated Posse. È iniziato in inglese, io perché poi c'è... Quindi... è sempre stato per me motivo. All'epoca non esisteva fare l'italiano, anzi, quando io ho iniziato molto prima col gruppo che avevo con Ice One, Irrational Scream, quindi abbiamo fatto da supporter a Bambata, quindi abbiamo suonato con Bambata, Randy MC, Public Enemy, Ice-T, insomma, quindi non le cose. Non, sì, e quando io provavo in quei contesti a fare rap in italiano, cioè si fermavano e mi prendevano in giro. Calcola una cosa, che io il primo concerto di rap a un centro sociale l'ho fatto nell'86 a Forte Prenestino, che era stato appena occupato da 4-5 giorni, da 4-5 mesi, ho fatto delle cose in italiano e mi hanno guardato malissimo i punk. Poi c'è stato tutto il discorso delle posse,
Però, capito, non è stato semplice, perché non l'accettavano, perché a prescindere la scrittura, il lessico e la struttura delle frasi e delle rime, capivano quello che dicevi e non volevano sentirlo. Ah, ho capito. Non volevano sentirlo. È stato veramente, tanto è vero che il primo disco, che Devastating Post, nell'89, prodotto dalla Black Punk Records, ex Black Attack Records, l'etichetta dei CCCP, era in inglese. Esatto, io l'ho trovato. Nell'89, già poi nel 91 già si facevano le cose in italiano, qui insomma si producevano le cose in italiano. Sì, io la prima volta così ho sentito di Onda Rossa, naturalmente, perché mio zio è a Roma, anch'io, quindi c'ho parenti a Roma, mio zio sentiva Radio Onda Rossa, e con i pezzi che era restato sulla radio, no? Cioè, guarda, sì, un po' che fanno anche in italiano, perché io ho dato... E c'è un aneddoto molto simpatico che ha riportato nel suo ultimo libro Frankie Hyena & Jem C, nel libro che ha fatto, se avete la possibilità prendetelo perché è veramente un bel libro, dove lui dice testualmente: la prima volta che ho visto di fare rap era, non mi ricordo dove, al nord, alla Papessa si chiamava, e dice: la prima volta che ho sentito delle rime in italiano erano dei Tue e dei Devastating Posse. Tant'è vero che lui all'epoca non faceva rap, ma scriveva per dei giornali e mi intervistò per Skate. Quindi la prima volta che Frankie Hyena & Jem C ha sentito del rap in italiano, non faceva rap, scriveva sui giornali specialistici di musica e aveva sentito i Devastating Posse. Questo mi ha riempito un pochino d'orgoglio, dai, diciamolo. Questo sì, per poi tutta la carriera che ha fatto, ma soprattutto lo stile e la scrittura di Frankie Hyena, che insomma è a livello veramente incredibile. Sì. No. Sì. E sì, poi io c'avevo i Skate, lo leggevo, lui si chiamava Young Energy al tempo, solo sì. Young Energy si chiamava, sì. Praticamente la rubrica sui graffiti, sulle sì. Il glossario un po' hip hop, le prime frasi, Fly Girl, questo. Sì. E di quel concerto della Papessa mi ricordo una camminata a parlare di musica che ci siamo persi insieme a Sergio Messina, che a un certo punto ci siamo iniziati a incamminare dalla Papessa e ci siamo trovati in mezzo ai campi e dovevamo suonare. Quindi ci eravamo proprio persi con Sergio Messina a Radio Gladio a parlare di musica e poi siamo tornati. Bel concerto, c'erano anche, se non sbaglio, Dimo, avevano suonato, e c'era venuto Ice One, su, insomma, quindi... Io già all'epoca stavo con i Devastating, sì, ero andato su con i Devastating, un Grasshopper e Two Rock e Basic Bass. Quindi, insomma, tanti ricordi, mamma mia, è passato il tempo. Naturalmente con telecomando e la Century Vox all'italiano, e quindi arrivare insieme voi, comunque eravate già arrivati voi, e a quel tempo c'era anche i Radical Staff, che comunque I Radical Staff con Sean e Chaos, sì, grande Peppe Speed. Soul Boy, MC Top Cat, erano più o meno tutti, poi dopo vari. E loro e voi ci avete sempre nel cuore. Io dal vivo vidi la presentazione Stop al Panico invece di Gigi Lapossi, vicino a casa mia, dove poi lì conobbi anche i Cammelli, perché erano insieme a loro, e Next. In effetti, Galante, Yared, che saluto, grandi, grandi personaggi, veramente delle persone che ho nel cuore, dei fratellini, insomma. E sì, poi raccontava Vai, vai. degli aneddoti dove abbiamo fatto questo concerto al Palasport di Torino, dove c'erano non so quante migliaia di persone, e Grasshoppers mi disse: senti, ci stanno dei ragazzini fuori di Varese che vorrebbero entrare, vedi se li riesci a farti entrare. Erano Esa, Lapina, Polare, e fece entrare in backstage questi ragazzini, insomma, quindi, ma insomma. Aneddoto qui da dirti. Noi, io altri, c'era io, Iron, Bibo e Pavò, un amico mio, comunque buona, venimmo su, io c'ero a quel concerto, c'ero anch'io, e Sì. anche perché Dimo ci ha messo in lista, Sì. però i biglietti nostri li prende Grasshopper, perché ci fu un problema, non si erano capiti. E li diede agli OTR, quindi i biglietti che erano i miei, e lo Era siamo. il tuo. Dopo un po' ci hanno fatto entrare, Bravi.
Io mi ricordo che Palasport di Torino, grande Max da Napoli, grande proprio insieme a Puaz e Crew, grandissimi, anche loro hanno fatto la storia, insomma, la Puaz e Crew di Napoli. Sì, ma io mi ricordo che il Palasport di Torino era pieno, ci saranno state non so quante migliaia di persone. Ad esempio, noi abbiamo suonato al, non mi ricordo che cosa, allo Stadio Olimpico in Curva Sud, con migliaia di persone, cioè, quindi c'erano dei concerti incredibili. Grande Ottavo Colle. Si chiamava La Notte dei Marziani Italiani. Vero, La Notte dei Marziani. Cantavano il disco nuovo di Pittura Fresca e hanno chiamato tutti i vari gruppi che cantavano quel periodo. Quindi sì. Era proprio stage con Next One, col Blaster, che sì. Era style. Io mi ricordo, ero lì con voi. E per me fu una cosa, era un altro pianeta in quel momento. Sì, noi eravamo dell'hip hop italiano in quel momento, sul rap. Sì, pensare che ci sono stati questi concerti dove facevamo numeri molto più grandi di quelli di adesso, di quelli che vanno, che se la tirano magari con un disco di platino con 10.000, 20.000 copie vendute. Io mi ricordo che all'epoca il disco dei Devastating, che non era un LP, erano due pezzi con la cappella e Scratch, abbiamo venduto roba di 9.000 copie, cioè all'epoca 9.000 copie erano tantissime, sarebbe stato un disco d'oro di adesso, insomma. Esatto. Voglia. Sì, vabbè, poi comunque quel periodo lì c'era un sacco di fame, nel senso la gente li cercava, io ancora ricerco quei dischi, qualcosa a telecomando ce l'ho, ne mancano pochi, però era proprio che la gente aveva bisogno. E poi infatti si vede perché erano nati mille gruppi e vabbè, dopo rimasero di pochi. Però c'erano tipo il comitato, nacque il comitato. Comitato con Zippo, che ho rivisto l'ultima volta quando abbiamo suonato insieme a Milano, a Leoncavallo, qualche anno fa, insomma. Quindi Zippo l'ho rivisto veramente col cuore. Non mi sto ricordando da che con chi abbiamo fatto da supporters, quindi spero di non ricordarmelo perché farei una figuraccia, insomma. Niente, poi ho beccato tutto in quel concerto, siamo saliti sul palco io, Esa, Drellov con Ice One ai piatti, non avevamo provato, abbiamo fatto non so quanti 20-30 minuti di show, sembrava che l'avevamo preparato, insomma, quindi scusami, mi sono ricordato, pensa che figuraccia, suonavamo con Kulerk, capito? Mi ero dimenticato Kulerk, vabbè, una cosina da niente, pensa come sto. Di Kulerk, quindi auguri Kulerk, Sì. padre, nostro padre putativo, diciamo. Una cosa, invece tutto il discorso Zulu Nation, come, perché molte volte me lo chiedono, diciamo, sono stato dentro a Zulu Nation nei primi qualche anno fa, però sono sempre stato come posso dire, cioè io grazie a Zulu Nation le cose sono così perché seguivo quei suoi principi, no? Da quando ero piccolo, e lessi Scusa. Su Bambata. E quindi tu, che invece già dagli anni '80 comunque sei entrato in contatto con con la Zulu Nation, raccontami qualcosa così, più che altro perché la gente vuole sapere, è curiosa, il rapporto qui in Italia, com'è stato? Allora, ecco, il rapporto in Italia è sempre stato problematico, è stato sempre problematico per colpa nostra, per colpa anche mia, nel senso che si erano riconosciute come Zulu King un paio di persone, tra cui Next One, me, eccetera, eccetera, ma non avevamo ancora il senso dello unity, portavamo avanti la nostra persona e mi ci metto come primo. Io ho sempre detto che faccio parte della Zulu Nation, però faccio parte del chapter del chapter di New York, quello di Africa Bambaataa, che mi ha fatto entrare. Il discorso è stato, riflettendo dopo anni, che non ha mai attecchito in Italia, perché la prima cosa che ho notato quando stavo a New York e mi hanno introdotto nel chapter della Zulu Nation Funk Family di New York, era proprio il fatto che loro comunque avevano una religione islamica, quindi era molto molto rigida come mentalità, come modo di comportarsi, era molto molto strutturato, piramidale, a livello quasi di esercito, cioè generale, colonnelli, gregari, cioè cosa che in Italia non si poteva fare perché eravamo all'inizio, quindi volevamo tutti primeggiare.
Non è come adesso che ci vedete, almeno personalmente che mi vedete, che parlo con i ragazzini, all'epoca c'era lo style, cioè tu, come ti dicevo, prima di entrare nel cerchio, nell'altro cerchio, a voglia. E quindi questo secondo me è stato un po' il motore che non ha fatto attecchire quello che è la Universal Zoo Nation in Italia, insomma, e proprio per questo aspetto. E poi si rispecchiava in quello che era anche chi ha conosciuto e ha iniziato un po' a studiare qual era il mondo dei, ad esempio, dei public enemy con la Security of the First World, i vari segretari, i vari rappresentanti, c'era una struttura paramilitare, e quindi riuscire a portare una cosa del genere in Italia era praticamente impossibile, veramente era una struttura paramilitare, sia la Zoo Nation che il mondo militante dei public enemy. Quindi per questo non ha mai preso in Italia, mentre se tu andavi a Parigi, dove c'è una forte componente africana, lì aveva preso. Quindi la Zulu Nation, io mi ricordo che nell'87 scrivevo per Zulu Letters di Parigi, dove c'era Zulu Queen Candy, quindi io scrivevo come corrispondente dall'Italia per la Zulu Nation. Però quando poi sono stato ospite nell'89 da Yakwel Force Gaben, che ho sentito proprio oggi, Gaben è, come posso dire, il Crash Kid italiano, insomma, il fondatore, eccetera, eccetera, con Mohamed e tanti altri. Lì c'era una forte componente, c'era questa strutturazione proprio per una derivazione islamica o roba del genere. Quindi in Italia non ha mai potuto prendere piede proprio perché non si accettava questa strutturazione, diciamo, piramidale, gerarchica e paramilitare, insomma. Molti di noi c'erano portati per un certo visione della vita, non di destra assolutamente, altri no, e quindi era un po' una sosa anarchia che non poteva funzionare. I precetti della Zulu Nation sono dei precetti molto rigidi, dove non puoi sgarare. Io mi ricordo delle figuracce fatte insieme quando stavo a New York con Malibu era la voce di Reckless con gli UB40 nel pezzo con Bambata, che non potevamo bere alcol, quindi neanche una birra, non potevamo fumare una canna, non potevamo fare niente. Quindi era molto, molto. Io per andare al Bronx mi venivano a prendere al Bridge, dovevo star con loro. Se dovevo scendere a comprare una lattina, dovevo essere accompagnato, dovevo essere presentato. Tutta questa mentalità non si riuscirebbe neanche a capirla adesso in Italia. E quindi non ha attecchito quello che era la Zoom Nation. Ci sono stati svariati tentativi, molte persone che l'hanno provata a fare era poi per mettersi in primo piano e primeggiare sugli altri senza neanche avere i titoli, e quindi la Zoom Nation è sempre rimasto un bellissimo concetto in Italia, secondo me non applicabile, insomma. Però quello che riguarda la parte di cultura, stile, spiritualità e rispetto, secondo me sono dei valori presi da là che devono essere riportati e devono essere attivi nel tempo e ogni giorno nella nostra vita, io dico b-boy, comunque da componenti del movimento hip hop. Per me quei concetti lì sono sempre stati la base, come per molti altri che ho conosciuto, quindi fondamentalmente se porta avanti quello spirito originale lì, la struttura militare proveniva sicuramente anche perché comunque prima facevano parte delle gang e lì si avevano una struttura militare, quindi. Assolutamente sì, anche perché c'è da ricordare che chi ha visto il film The Warriors, c'è a un certo punto una scena dove i capi delle gang si riuniscono per creare la pace tra le varie gang. Ricordiamoci che uno di quei capi gang in quella riunione era Africa Bambaataa, perché Africa Bambaataa faceva parte delle Black Spades, che era una gang newyorkese, e ce l'hai, ho già visto di disco, e infatti insieme ai Ghetto Brothers, insieme ai Savage Nomad, insieme ai Black School, eccetera, eccetera. Quindi personaggi che io andavo a incontrare a 21 anni da ragazzino, che mi portavano e dovevo stare dietro a Bambaataa e a Kid Dust e a Malibu, eccetera, eccetera, erano questi personaggi che vi posso assicurare incutevano un po', cioè niente a centrare col finto gangsta che vogliono fare qua in Italia o roba del genere, capito? Qui chi è andato agli anniversari della Zulu Nation come Fab 73 della Poazze o gli altri sanno di che cosa sto parlando, insomma.
quindi c'era la sicurezza, c'era le cose, stiamo parlando di gang comunque realmente. Essere accettati era un privilegio, ma all'epoca io neanche mi rendevo conto di qual era la situazione, cioè mi rendevo conto che era un ambiente pericoloso, però tanto era la fame di hip hop che me la sono rischiata, no? Poi alla fine dovevo tornare da Bridge del Bronx da solo al centro dove abitavo, a casa di Teddy, passando per Harlem, quindi un po' di volte me la sono rischiata, insomma. Però vabbè, questo era l'incoscienza dei 20 anni, insomma, ci stava. Lo so, a 20 anni ho fatto pure delle cose che adesso manco ci penso. Comunque io avrei terrore. Io consiglio questo, è un fumetto fondamentalmente, quindi molto bello, molto fatto bene. Si chiama Ghetto Brothers, costa anche poco, adesso non ricordo, 16 euro. Stavo dicendo 16.000 lire. Se parlare degli anni 80. Sì. Guardatelo perché capirete un sacco di cose. Allora, quindi, però adesso, quindi fatto tutta l'esperienza dei Vastetti in Posse, so che comunque continui a rappare, oltre che da solo, c'hai anche un altro gruppo. Sì, ho costituito quest'altro gruppo perché negli ultimi anni io ho frequentato più la scena reggae che la scena rap, per svariati motivi, anche personali, non solo, anche se ho grandissimi amici come Ceffo, Cannas, Simone Danno e tanti tanti altri, e all'interno della scena reggae ho incontrato delle persone dove si è deciso di mettere su questo gruppo che si chiamava Terra d'Unione. Il nome Terra d'Unione proviene da un altro gruppo. Questo io nel 1993 mi sono trasferito per 4-5 anni a Catania, dove ho lavorato. Io come lavoro sono un ricercatore chimico e microbiologico, sono adesso responsabile di un laboratorio chimico-microbiologico, e all'epoca lavoravo all'Università Biochimica e Farmacologia, e misi su questo gruppo con una persona che ho nel cuore, che è Zuluciano, che è colonna portante del ragga catanese, nonché del ragga italiano, è un ragazzino di 15-16 anni, un certo DJ Nesha, Alien Arma, non so, li ho presi tutti giovanissimi, e avevamo questo gruppo che si chiamava Terra d'Unione, dove si faceva ragga in dialetto catanese, io rap, abbiamo girato tutta la Sicilia. Ritornando, insomma, un po' di anni fa, abbiamo fondato questo gruppo, tutti strumentisti, con tre voci differenti, reg, rap, eccetera, eccetera, e facevamo palchi grossi, perché comunque sia grande Crazy Kid collegato, dai, quando se vedemo, e venga a trovarvi a Firenze, o vieni a Roma, ovviamente. E quindi si è fatto dei grossi palchi, c'erano 7-8 strumentisti, tre coriste, eccetera, eccetera. Si è fatto un disco veramente bello che si intitola Tu, che dà il cronomo Tu, Terra d'Unione o anche proprio Tu, ed è veramente un lavoro molto molto interessante, insomma. Io ho sempre suonato fin da ragazzino con le band live. All'epoca mi ricordo che c'è questo DJ che sgraffetta, che mi criticava perché andavo a suonare, a fare i live con un gruppo che si chiamava Cyclone, che era un gruppo psychabilly col contrabbasso, io facevo rap sopra. Tra l'altro, questo gruppo adesso si chiama da svariati anni Nuove Tribù Zulu, andatevele a cercare, fanno musica bellissima, ovviamente non rap, e è uscito proprio da poco il disco nuovo che si intitola Rosa e Fuoco, e ovviamente sul pezzo Rosa e Fuoco c'è anche un mio intervento rap, insomma. Insomma, si è fatta parecchia musica, e poi con gli strumentisti e live io l'adoro, insomma, un'altra dinamica. È un'altra cosa proprio, cioè È la la musica intorno, cioè diverso, diverso. Anche che amo il classico, DJ, però dipende poi dalle situazioni, poi dipende dalle situazioni. Ma è lo stesso lavoro del progetto che abbiamo fatto con Bad Pigs, Human Beatbox, Voce e Breakers, e lì ogni volta il concerto è formato perché hai testi, però ogni volta il concerto è differente perché con lo Human Beatbox suoni proprio con la bocca, e però insomma quindi è molto intrigante e molto interessante, insomma. E poi tendo sempre, quando suono, a cercare di portare più discipline possibile del movimento hip hop sul palco, quindi insomma
Questo per me è importante, trasmettere adesso che ho una certa età, quindi insomma. Adesso abbiamo pochi anni di distanza, però quindi, sento anch'io questa necessità, ma credo che sia normale, cioè viene proprio spontanea. E, visto che siamo a Roma praticamente, e mi piacerebbe far conoscere, perché poi spesso e volentieri arrivano anche parecchie persone di nuova generazione. Crash Kid, due parole su Crash Kid, Sandro, so che eravate amici. Beh sì, l'ho conosciuto da ragazzino. Crash Kid penso che sia stato uno dei maggiori rappresentanti del movimento hip hop italiano, senza fuori dubbio, insomma, anche perché lui è stata una, io ho girato parecchio, ma lui ha girato tantissimo, quindi qualsiasi posto andavi, che poteva essere Colonia, in Germania, a Bruxelles, andavi a Parigi, e tutti lo conoscevano, tutti avevano ballato con lui, ed era un po' l'ambasciatore dell'hip hop italiano. Non dimentichiamoci che nel 95, insieme a Passo sul Tempo, con Kid Ed, hanno vinto il Battle of the Year insieme a The Family, qui con i ragazzi di Parigi, quindi insomma. E poi era una persona, e lo dimostra l'archivio che ha lasciato alla sorella, che adesso ha preso in mano Napalm, era una persona che documentava tutto, graffiti, lettere, ma anche di gente che io, col materiale che ha portato Napalm, ci stanno delle foto che io mie che io non avevo mai visto. E poi ha ballato con tutti, conosceva tutti, foto con da Crazy Legs adesso non mi vengono i nomi, però a tutti quanti, quindi insomma è stato un personaggio che era conosciuto da tutti, era un grande cultore e ha portato l'hip hop italiano anche in tempi non sospetti in giro, cioè dire tu sei italiano, un po' che ci conoscono, fare come chitarra, mandolina e spaghetti, insomma non era una cosa da poco. E poi era un grandissimo, non solo breakers, ma graffitista, insieme a Kulart hanno fatto, e a Napalm hanno fatto tanti tanti pezzi in giro, quindi se si deve lo stile in Italia, lo si deve a lui, insomma, e non è poco. E guardate caso strano, con la riscoperta del suo archivio, eccetera, eccetera, continua a essere un punto di riferimento anche dopo 97, 13 anni dopo la sua morte. Quindi 13 anni dopo la sua morte, Crash Kid è ancora una figura importante e fondamentale, ma soprattutto attuale. Soprattutto attuale. Questo è... più di questo cosa puoi dire? Certo. I miei maestri, perché ballando insieme ad Iron, veniva spesso ad Ancona, no? Assolutamente sì. Con Lil Fly. Di testa, è stato lui a... poi la sua, diciamo, la sua arma segreta era proprio il giro di testa, che ha sempre affascinato tutti. Mi ricordo quando ballava da noi sotto la banca, che si spogliava nudo. Togliava i vestiti, sì. Bellissimo. Come potevo dire, l'uomo ragno qualche anno prima, cioè era un supereroe. Poi era una persona iperdisponibile. Assolutamente. Scherzava, ti faceva degli scherzi micidiali. Io mi ricordo, siamo partiti nell'85, la prima volta siamo partiti io, lui, Teddy, Jimmy Fernandez di Panama, che adesso è diventato un grossissimo rapper panamense e cileno che fa concerti con migliaia e migliaia di persone, e siamo andati alla prima battle che c'era stata a Montecatini, campionato mondiale di breakdance, e mentre dormivo mi aveva messo il sale nella bocca sul treno, quindi cioè, l'Atomic mi ricorda le sfide con Massimo, cioè Massimo, cioè c'erano delle sfide, Massimo, Next One, che sono state storiche proprio, ma anche a livello di vedere 10 giri di corona sul momento lì, che cioè fare già 3 giri di corona, ne vedi pochissimi, insomma, cioè, c'erano delle cose incredibili. Poi tutta la scena che era legata a lui, a noi con Teddy di Brindisi, quindi Cioccolata, Gianfranco e tutti gli altri, adesso ci stanno delle nuove leve come Omed, eccetera, eccetera, che provengono dalla scuola Brindisina, lo stesso Weni.
che adesso è un graffitista quotatissimo, Iron Breakers, quindi hanno dato tanto, hanno fatto crescere e poi si girava tanto, all'epoca si girava tanto, nel senso che si veniva a Ancona, si veniva a Mantova, si andava a Torino, si andava al Muretto di Milano, cioè adesso stanno fermi e fanno le view. Al Teatro Verdi di Montecatini, mi diceva, mi scrive Crazy Kid, sì, 1985, cioè noi prendivamo e partivamo, capito? Con l'intento di andare là a sfidare tutti, capito? Siamo arrivati, abbiamo fatto due cose, ci hanno massacrato, però era questa, insomma, il modo di essere, insomma, quindi Massimo ha dato veramente tanto e sta dando tanto. A Cora e Bodygam di Brindisi, è vero, sì, ci siamo sentiti da poco con Bodygam, era tanto che non ci sentivamo, proprio l'altra volta con Kid Dead, quindi zina mia, sì, mi ricordano nomi, insomma, io mi ricordo che andavamo a Brindisi a fare queste gemmine con questi ragazzini piccolissimi, molti purtroppo hanno preso la strada sbagliata, perché all'epoca questo facevano la galera e tutto quanto, però erano dei b-boy e sono dei b-boy veri cioccolata, insomma, quindi rapine, cose strane, no? Ho le videocassette che mi vede cioccolata, cioè io, perché sai che io sono un archivista, no? Sì, non sono io, quindi e qua, sapeva che io ne avrei fatto buon uso e mi hanno dato, io ho tantissime cassette e infatti piano piano sto mettendo online tutto, proprio perché come questa intervista qui cerco di tracciare una storia, perché tante volte, sai, come ti ho detto una volta, la gente cerca un po' di riscrivere un po' a modo suo, assolutamente, perché è comodo, no? E far dimenticare certe cose, e invece secondo me va ricordata bene. Io adesso uscirò un libro, racconto quello che ho visto io. Sarebbe bello che ne scrivessi, per esempio, uno tu, perché sai, una cosa dettagliata, vedere, capire, fare degli incastri tra una persona e l'altra. Sì, me l'hanno scritto, detto spesso di poter scrivere, ma non ho testo, ho bisogno di non riesco a fare queste cose da solo, quindi però può succedere di collaborare insieme, assolutamente, con Atomico, con Kid Dead, con chi comunque la storia l'ha fatta, perché la storia la si fa, non la si racconta. Io lo scrivo spesso sui post, no? Cioè vedo gente che racconta adesso, c'ho libri qua dove vengo intervistato o citato, roba del genere, ma non sono b-boy. Vedi anche quello che è successo, bellissimo lavoro il cerchio, però ci mancano tanti frammenti, quindi bisognerebbe che si facesse una cosa della storia da b-boy, però succederà anche questo, insomma, come cerchio, come numero zero, so delle parti, no? Ce ne sono tanti altri, per esempio in America ci sono 30-40 documentari, e dopo è lì che vedi poi le intersezioni, anche perché in un'ora non riesci a raccontare tutto. No. Però lì sul cerchio ho saputo delle cose che prima non conoscevo. Poi sono stato contento che mi ha intervistato, io ho chiesto anche perché, loro mi hanno detto... Ma infatti quando ho visto il cerchio alla presentazione ho visto che c'erano delle foto dove c'ero anch'io alle varie gemme, neanche lo sapevo, quindi mi ha fatto piacere, capito, rivedermi in foto da 20 anni, eccetera, eccetera, o come numero zero, non mi hanno intervistato, perciò mi hanno detto, perché non l'ho visto, che all'inizio Enzo Ensi mi cita, quindi insomma. Ah, comunque viene sempre citato naturalmente. Secondo me arriverà anche, tanto i documentari adesso sono, tra virgolette, stanno andando di moda, perché comunque con e tante altre piattaforme ce ne sono un sacco di questi documentari, quindi verranno fatti sempre più spesso. Spero, perché comunque la conoscenza storica ti aiuta a prima non commettere gli errori del passato e poi a capire Assolutamente. perché. È come, no? È normale, se no uno rifà sempre lo stesso. Sì, e poi soprattutto in questi ultimi periodi che non ci sia un revisionismo storico, come in tutte le cose che ci sono state. Questo è importante, insomma. Faccio queste interviste, come ti dicevo prima, proprio per questo, per mettere dei punti. Poi questa intervista verrà messa su YouTube e verrà messa sulla nostra pagina, dove ci sono anche le altre. Uno se le va a vedere e vede questo è successo qua, questo è successo qua.
perché è giusto. E piano piano cercherò di intervistare più o meno tutti. E poi si riesce. Dopo, vediamo. Sì, e poi il fatto di essere ancora in grado di stare sul palco con gli show con ragazzi molto giovani per me è una benedizione di Dio. Quindi, insomma, il fatto comunque all'età di 54 anni ancora di stare sul palco e comunque, bene o male, nel mio piccolo reggerlo. Mi gratifica, perché no, insomma, diciamolo, dai, alla fine mi gratifica quello, sì. Infatti ti ho visto molto bene, cioè quest'estate è stato proprio un bello show, dinamico, è come quando io sto con J-Beat sul palco e riesco ad assorbire la sua energia, come sono sicuro che lui assorbe. Comunque, tante volte sai, dice no, ma quello è oscuro, oscuro non è vero, tutto è true. Mi hanno molto criticato dandomi del vecchio, della old school. Ragazzi, questo è il mio stile che ho iniziato all'inizio, questo è il mio stile, prima non c'era nient'altro, cioè, adesso è molto semplice crearsi degli stili o delle cose perché vedi di qua, vedi di là. Lo stesso fatto di pensare, pensateci un attimo, rifletteteci un attimo, il fatto che non si scrivevano testi in italiano. E il cambio tra l'inglese e l'italiano che non ti volevano sentire, ragazzi, per noi eravamo come dei punk a bestia che non volevano sentire neanche i centri sociali. Cioè, Certo. conto di questo, non è stato semplice scrivere in italiano, eh? E poi scrivere a un certo livello, hai dovuto studiare, leggere. Io mi ricordo Grasshopper, io leggevamo tantissimo, mostre, parlavamo con gente, quindi insomma c'era proprio una ricerca del linguaggio e dei testi, quindi non è stato semplice. Adesso è immediato, no, che fai il testo in italiano, all'inizio non era così. Adesso ci sono mille, mille che rappano tutti, quindi fondamentalmente avendoci mille input è molto più facile. Prima era difficile. Ho trovato il mio primo testo l'altro giorno che stavo mettendo nel 1988, che ho cantato in playback perché dal vivo non ti facevano cantare. L'Odissea con un amico mio che ho registrato in studio, la prima volta in studio, e mi sono amato emozionato perché già nell'88 era in italiano un po' così, sai, poi. Perché qui ho detto in inglese, no, l'inglese io non lo so, che facevo. Era una cosa molto basilare, basica, però, cioè, so quei ricordi che adesso non è la stessa cosa. No, È no, difficile. no, no. E poi L'esperienza. l'energia del palco, quando sono sul palco con Bad Peas, con un Breakers, mi riesce a dar la carica per poter fare, secondo me, qualche cosa e contribuire. Io voglio andare alle jam, non mi interessano i concerti o le cose. Le jam sono quelle che mi interessano. Ringrazio i ragazzi del Morfai Movement che mi hanno chiamato quando ci sono stati tutti le serate in memoria di Willy di BZ, che conoscevo da quando aveva iniziato a rappare, perché all'epoca io ho fatto per 9 anni insieme a Mendoza e agli altri The Bomb, che è stato un punto di riferimento. Mi ricordo che a The Bomb venne Willy e ce ne facevamo una sezione dedicata ai rappers emergenti. C'era pure un ragazzetto di Napoli molto bravo che mi hanno detto che adesso sta facendo un sacco di cose, un certo Clementino. L'abbiamo fatto vincere, quindi insomma sono passati un po' tutti, insomma, sotto le cose. Quindi insomma il fatto di aver contribuito a questa nuova generazione che sta facendo tanti show, tanti concerti, che è arrivato a livello di mainstream, comunque mi fa anche piacere, dai, alla fine quello sì. C'è J-Beat che è online e dice un saluto a Bad Peace, quindi Eh sì, sono molto legati, vedi questa storia della Italian Beatbox Family, loro si sentono proprio una famiglia, un po' quello che c'era 20 anni fa con noi, la stessa atmosfera, questo mi piace, e poi mi spacco dalle risate con Valerio, facciamo certe cose, certi concerti, o prima di salire su che, vabbè, sono di ritorno ai 20 anni pure io, insomma. mancano 3 minuti, chiudono la diretta. Futuro, il futuro.
Il futuro è sicuramente portare avanti questo libro nuovo fatto da Naples, che è la parte degli archivi dei graffiti di Crash Kid e The Gem 3. È uscita una compilation che mi hanno messo in mezzo Paolo Camp di Firenze, dove ci stanno 150 artisti divisi in punk, hardcore e rap, dove nel rap ci stanno tutti da college, eccetera, eccetera. Una compilation, andatevela a scaricare, costa 3 euro e i soldi andranno a Emergency. È uscito un disco nuovo di questi ragazzi che supporto molto giovani di Bolzano, gli Antidogs, che saluto, JJ e Criva, dove ho fatto un pezzo con loro che si intitola True School, e all'inizio e alla fine c'è il campionamento di questo rappers Due di Picche, che purtroppo ci ha lasciato anche lui, riposa in pace Due di Picche. E poi il disco nuovo delle nuove tribù Zulu, Rose e Fuoco, e poi i concerti live. Aspettiamo che finisca questo Covid. Io come ricercatore ci stiamo lavorando sopra, quindi speriamo anche gli altri colleghi di biologia molecolare di riuscire a tirare fuori un vaccino. Io mi occupo più della parte ambientale, quindi così, e che si riprendano a fare i concerti. So che il primo concerto sarà a Bolzano e poi ti venga a trovare a te, eccetera, eccetera. Quindi. Io ti ringrazio, maestro, per questa bellissima chiacchierata. So Ma grazie che è a voi. tesoro e speriamo di rivederci presto. Assolutamente. Soltanto ci sentiamo. Salutami tutti i ragazzi di Ancora e tutti quanti. Ok, grazie, alla prossima, grazie Shark. Un abbraccio, pace, peace. Grazie. Grazie della chiacchierata. Ciao. Yes. Ciao.